ascoltatori di Let's Dig Again, un saluto dal cantiere delle navi di Pisa. Siamo in compagnia del dottor Andrea Camilli, della sovrintendenza delle province di Pisa e Livorno, cui volevo chiedere, vista la location in cui ci troviamo nel corso di questa conferenza della Confederazione Italiana Archeologi, qualcosa sulle tecniche di restauro che sono state adottate nel corso di questo cantiere. Il problema è un problema estremamente complesso, perché finora in tutte le procedure di applicazione del restauro del legno si è tradizionalmente delegata la responsabilità della scelta a dei tecnici. In realtà la responsabilità del restauro è della professione che è deputata dalla legge a riconoscere l'essenza di bene culturale del bene, l'archeologo che deve stabilire quali sono i criteri del restauro archeologico, in particolare per le sostanze organiche, dato che è una pia illusione la reversibilità, non esiste di fatto nessuna tecnica, anche se apparentemente viene contrabbandata come tale, che sia reversibile, quindi io devo sapere dove li espongo, dove li conservo e cosa ci voglio fare. Quindi abbiamo dovuto fare una scelta che mantenesse la priorità nei confronti di ciò che fa della materia un bene archeologico, la forma, cioè l'intervento dell'uomo. La scelta è caduta su diverse metodologie, abbiamo il più grande impianto di trattamento con la colofonia d'Europa e attualmente utilizziamo il metodo della cauramina, che è un metodo abbastanza ecosostenibile, la sostanza precipita totalmente nel bagno, quindi non ci stanno rischi di perdita di inquinamento e lo smaltimento è facile, e è un sistema abbastanza rapido ed economico. I materiali vengono messi in un bagno di acqua, cauramina, butandiol, con una penetrazione media di 1 cm al mese, può andare al massimo di 6 mesi di bagno. Dopodiché viene polimerizzato con l'aggiunta di urea e poi viene asciugato ad asciugatura controllata. Questo crea dei legni perfettamente conservati, estremamente leggeri, tendenzialmente chiari, molto chiari. Quindi dobbiamo, nella procedura di conservazione del legno, di protezione, dobbiamo ripristinare il colore originario grazie alle cere protettive. Abbiamo sviluppato tutta una serie di tecniche, ma le navi attualmente sono pronte per essere sostanzialmente esposte nel museo e abbiamo restaurato quasi tutto. Perfetto, grazie mille. E di che?